Aladdin, il musical geniale. Noi siamo in compagnia di Umberto Noto, anzi il genio della lampada, benvenuto! Buonasera, avete visto mio fratello Nello? Sì, l'abbiamo visto prima, ci sembra, adesso insomma è scomparso un attimo. Deve stare alla larga da me, molto alla larga. Come mai? Che ti ha fatto? Ma diciamo che dovremmo andare indietro di qualche centinaio d'anni. Conviene vedere lo spettacolo per capire che cosa è successo realmente e che cosa accadrà. No, ma Umberto, ciao, ma che bello averti qui! Non ce la faccio. Umberto, ma quanto sei bello! Addirittura. Diciamo subito così? Addirittura, 46 anni, dai. No, ma devo dire, informissima. Ma allora, questo grazie alla nutrizionista, quindi il segreto l'ha detto. Questa è una magia. No, purtroppo su di me non funzionano. Ma devo dire che il teatro ci mantiene giovani e lo si vede anche su questi due bei tipi, Luca e Max. Caro, sempre. Allora, Ombi, finalmente a Torino, nel tuo Piemonte. Finalmente a casa. Sì. Sono contentissimo, veramente siamo stati molto bene a Roma, accolti benissimo, il pubblico romano è stato favoloso, il Brancaccio, organizzazione eccelsa, ma essere a Torino è sempre una grande emozione. Ma è una grande emozione anche per noi ritrovare tutta la famiglia di Maurizio Colombi, che salutiamo. Questo musical sta andando alla grande, Umberto. Ci sta dando partito, ma... Ci sta dando tantissime soddisfazioni, perché comunque le canzoni sono belle, gli attori sono bravissimi, le scene sono, come vedrete, fantastiche, la storia è avvincente con un finale sorprendente, quindi ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questo spettacolo abbia successo. Ecco, ma ogni volta salire sul palcoscenico, per uno come te che, come dire, il palcoscenico ce l'ha nel sangue, qual è l'emozione? Io ogni volta ho lo stesso brivido, la stessa emozione, ho sempre timore di non essere abbastanza credibile e quindi mi ritaglio del tempo per stare per conto mio, sentire il palcoscenico, entrare nella storia, entrare nel personaggio e lasciare tutto fuori dal teatro. E questa è la vera magia del teatro, che ci permette poi di essere ogni sera quello che vorremmo essere, quello che non saremo mai, insomma, tante sfaccettature. Maxone, poi lo vedo ancora più sereno, Umberto Noto. Lo vedo molto sereno e sono molto contento, perché questa serenità la regalerà veramente a tutti quanti gli spettatori che verranno a vedere questo Aladdin. Anche perché questa gioia sono sicuro che arriverà veramente come un mare di gioia, veramente. Poi devo dire una cosa, anche quest'anno c'è un pezzo emozionante, scritto per me da Alex Procacci, Alex. Si chiama Mille anni ed è una canzone nel secondo atto che mi avvicina a qualcuno, e non posso ancora svelare a chi, certo. Comunque è un brano che ogni sera mi provoca un'emozione fortissima, questo per me è il momento, dopo tanta rigidità, perché ovviamente sono il bacchettone della situazione, certo. In quel momento succede qualcosa di magico, che non vi dico cosa, lo vedrete, sì, e sì. Per me è goosebumps, come dicono gli inglesi, pelle d'oca. E beh, allora, Luca, dobbiamo proprio veramente andare. Secondo me tra poco. No, ma io vorrei volare via, ma senti, il tappeto ce l'hai? Il tappeto è in magazzino, uscirà fra poco perché esce a comando. Certo, però le scarpe ci sono, Luca. Le scarpe ci sono, Samusa, falle vedere, guarda che belle, favolose. Bellissimo. Allora, invita tutti gli amici di Poltronissima, perché fino a domenica 15 dicembre qui al Teatro Alfieri. Assolutamente, giovedì, venerdì, sabato e domenica Torino si trasforma in Baghdad. Anzi, diciamo Baghdadino. Ecco, Baghdadino. In Baghdadino, quindi vi aspettiamo fino a domenica, numerosissimi, se volete trascorrere una fase prenatalizia in allegria, venite da noi, vi aspettiamo. Grazie Umberto Noto, ti vogliamo bene, ciao!